CRM, cioè le caratteristiche di base che abbiamo voluto sviluppare, è quello della totale autonomia e flessibilità. Cioè, qual è il problema? Nel senso che molti albergatori oggi devono affrontare e gestire più software e quindi dal booking engine, il PMS, il CRM, il CMS, quindi più questi sono integrati e magari può essere positivo e quindi ognuno di questi può essere più o meno integrato tra loro. Noi abbiamo voluto fare una scelta di totale autonomia e flessibilità, cioè quindi la possibilità di gestire il contatto con il cliente in un rapporto quasi one to one, quindi ogni singolo cliente viene gestito con un suo preventivo e con delle sue personalizzazioni senza essere vincolati da altri software. Questo non significa che Mr. Quote non si integri, lo stiamo già facendo con PMS o Booking Engine, però è un po' il dibattito, no, che c'è in questo momento, che poi dopo lascio un po' il punto interrogativo, cioè si parla di marketing automation, giustissimo, ma più si spinge l'automazione e meno si diventa personalizzati e quindi si perde il controllo e il contatto col cliente, no? Quindi massima automazione, meno personalizzazioni. Nessuna automazione è sbagliata perché chiaramente aumentano i tempi di gestione, in questo caso, di un preventivo, di un'offerta, maggiori costi, maggior facilità di fare errori, quindi nessuna automazione sbagliata. Quindi forse il giusto compromesso secondo noi è una automazione controllata, cioè quindi automatizzare tutte quelle operazioni che sono possibili da automatizzare e avere un controllo invece, quindi manualmente personalizzare le cose che invece è giusto avere per avere un rapporto, come diciamo prima, one to one e in cui è giusto avere una sorta di possibilità di intervento, ecco. Quindi chiudo e poi passo la palla, anzi il microfono e la webcam a Laura, che invece ci farà vedere un po' le caratteristiche operative del CRM di Mr. Quote. Chiudo con un vecchio slogan che ho rivisto, dove l'automazione è nulla senza controllo. Quindi passo la palla a Laura. Grazie a tutti, un saluto a tutti. Dopo vediamo se devo intervenire in qualche domanda. Vediamo. Ok, ciao. Grazie Andrea, grazie Gianni prima. Come qualcuno sicuramente anche qui mi conoscerà, visto che ci sono dei clienti già presenti, quindi in Pianeta Italia, quindi mi occupo di tutto quello che è il Digital Strategist in Pianeta Italia, aiuto le strutture ricettive nella presenza online con appunto la realizzazione di sito web, campagne su Google, Facebook, newsletter e suggerisco quelle che sono, a mio avviso, gli strumenti migliori per gestire professionalmente quindi una struttura ricettiva. Oggi parleremo di marketing automation per hotel. Abbiamo già affrontato, come diceva Gianni, durante il TTG l'ultima volta, appunto un argomento molto simile che si avvicinava appunto a quello di cui tratteremo oggi. Permettetemi, prima di iniziare, di fare una piccola introduzione su alcune tematiche che probabilmente possono non essere, diciamo così, di uso comune e note a tutti. Un piccolo glossario. Quindi parliamo di marketing automation, CRM, template email, template mini sito. Guardiamo un attimino nel dettaglio di cosa stiamo parlando e di cosa si tratta. La marketing automation cosa permette praticamente semplicemente di automatizzare e semplificare appunto tutte quelle che sono le attività presenti nella demand generation, ovvero durante proprio tutto il lungo processo di acquisizione e gestione di un cliente, cioè dal momento in cui l'utente atterra sul nostro sito internet, compila un form, quindi una richiesta di preventivo, lo segue in tutti gli stati fino ad accoglierlo addirittura all'interno della nostra struttura. Per il turismo, la marketing automation si intende quindi la possibilità di registrare tutti i preventivi schedulati che sono appunto ricevuti, che la struttura insomma ha ricevuto da moduli di registrazione di un sito web, di portali, cercare di spedire una sequenza programmata di email. Questo non vuol dire che non esiste la personalizzazione, come diceva prima Andrea, abbiamo cercato di mantenere questa personalizzazione e chiaramente avere anche delle reportistiche, quindi delle statistiche dettagliate e in tempo reale. I CRM cosa sono? Sono come dice, no? È l'acronimo di Customer Relationship Management, ovvero
anche qui un gestionale che permette di appunto gestire la relazione con i clienti ed è legato appunto al concetto di fidelizzazione del cliente stesso. Cioè, oggigiorno si sa, dobbiamo cercare in tutti i modi di stabilire, soprattutto per le aziende turistiche, delle relazioni durevoli, non solo nel breve, ma anche e soprattutto nel lungo periodo. Per farlo, dobbiamo cercare di essere sicuri di dargli quello di cui lui ha bisogno, quindi dobbiamo concentrarci sulle esigenze di ciascun cliente. E quindi è necessario appunto una risorsa, uno strumento importante per gestire questa situazione, insomma. I template email che cos'è? Semplicemente un messaggio di posta elettronica già preformattato, già preconfigurato. L'importante è avere un template email semplice e se con le informazioni essenziali, dove appunto possiamo inserire rapidamente le informazioni in modo semplice e veloce, come per esempio appunto personalizzare un messaggio gentile con il nome e il cognome, piuttosto che guardare anche, inserire poi anche altre informazioni di contatto. Il template mini sito in realtà è un modello preconfigurato con colori, logo, font e permette ad esempio di inviare un preventivo personalizzato e di inviargli al meglio con una veste grafica accattivante. Infatti, come vedete ora nella slide, non c'è una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Oggi quindi, come vi dicevo, vi presentiamo Mr. Quat, che è il gestionale che abbiamo sviluppato internamente con Pianeta Italia e progettato con Buonsito. Come diceva prima Andrea, abbiamo cercato di realizzare uno strumento indispensabile oggi per la gestione rapida, flessibile, ma anche personalizzata delle richieste di ogni singolo ospite, al fine di riuscire quindi ad accontentare poi tutte le richieste che voi albergatori, insomma, ci avete rivolto durante questi anni, quindi avere un gestionale che riesce a vendere professionalmente camere, appartamenti, case vacanze, bungalow e quindi dotarlo anche di una marketing automation che permette poi. Mi sentite? Così faccio un check adesso. Io adesso ti sentivo, Laura, prova, riprova. Più Adesso mi senti? Ok, ti sento. Ok, scusa. perfetto. C'è stato un piccolo down? Perché? Un attimo, anch'io ho smesso di sentirti, sì. Ah, ok, mi spiace. Se mi dici No, dove era ma è il stato punto. 30 secondi, dovrebbe 30 essere. secondi, perfetto, benissimo, dai, Quindi ok. riparti da. Esatto. Ok, perfetto, quindi vabbè, semplicemente stavo dicendo appunto che Mr. Quad è uno strumento, no? Abbiamo detto prima, tanto Andrea che cosa fa? Abbiamo cercato di costruirlo sulla base delle esigenze dei clienti, no? Quindi tutte le richieste che ci hanno sempre fatto per vendere professionalmente le camere, gli appartamenti, le case vacanza, i bungalow, dotato anche di una marketing automation, di modo che appunto riusciamo ad inviare la comunicazione giusta al momento giusto, nel modo giusto. Giusto, Andrea? Perfetto, Ok. dire esatto. Perfetto. E allora, prima di presentarvi nel dettaglio il programma, vorrei focalizzare su alcuni punti che sono appunto i vantaggi poi del Mr. Quote, cioè l'invio pre del preventivo personalizzato addirittura in 24 secondi, e la massima flessibilità, la personalizzazione di ciascun preventivo su prezzi, trattamenti, supplementi, quantità di camere nel caso di preventivi multipli, le informazioni aggiuntive che sono dei, diciamo così, moduli preconfigurati sempre da inserire all'interno del preventivo, che servono poi per personalizzare il preventivo stesso. E come vi dicevo, poi queste template, appunto email che seguono tutto il percorso, tutti gli stadi del percorso di acquisizione del cliente, dal momento in cui si richiede un'informazione e quindi gli si invia il preventivo, seguendolo appunto anche ad un addirittura fino al feedback del post giorno. Bene, prima di passare proprio a guardare appunto quelle che sono le nostre qualità, vorrei passare la parola agli albergatori. Chiedo a Gianni gentilmente di poter dare il via insomma ai video.
Gianni, mi senti? Sì, ti sento un secondo che... Ok, perfetto. Allora, condividiamo lo schermo. Scusatemi un attimo per l'attesa, ma devo cambiare relatore, se no ovviamente... Ecco qua. Ho avuto la necessità di utilizzare un CRM perché volevo uno strumento che velocizzasse le risposte delle mail. Forse in avanti Gianni, riparti? Che rispondere velocemente a una mail può fare la differenza tra scegliere un albergo e un altro. Un secondo. Partiamo dall'inizio, ok. Buongiorno, sono Giorgio Mulazzani, di Hotel Riva Azzurra, Rimini. Il nostro è un piccolo albergo, facciamo da sempre pensione completa all inclusive. Ho avuto la necessità di utilizzare un CRM perché volevo uno strumento delle mail. Ma sappiamo un po' tutti che rispondere velocemente a una mail può fare la differenza tra scegliere un albergo e un altro. Ho scelto Mr. Quote perché l'ho visto semplice, intuitivo e modellabile. Io ad esempio l'ho settato un po' come meglio credevo. Con questo click preparo un preventivo o un'offerta, in modo professionale, con foto e descrizione, sia delle camere che dei servizi. Il tutto viene fatto con una bella grafica accattivante. Un'altra caratteristica molto importante è che tutte le statistiche, ho tante statistiche che posso utilizzare in un secondo momento. So il percorso che ha fatto il cliente per arrivare sul mio sito internet e fare una richiesta. Potrò poi in futuro inviare un target specifico di clienti. La caratteristica che più apprezzo di Mr. Quote è che è uno strumento all in one. Cioè dalla richiesta del cliente io faccio tutto, rispondo tutto dentro Mr. Quote. Con pochissimi click. Pochi click e ho una risposta ben fatta, ben confezionata. In futuro vorrei che Mr. Quote potesse fare anche check-in online perché velocizza il momento dell'arrivo. Visto poi il periodo che stiamo vivendo, lo vedo ancora più necessario. Bene, grazie per l'accensione. Adesso vediamo anche un altro giudizio. Con residence. Sì, con residence. Ciao, Bagnani. Insieme a mio fratello Alberto gestiamo il residence di famiglia denominato Residence Marte. E la nostra struttura è composta da 3 stelle, 14 appartamenti. E siamo aperti tutto l'anno. Quest'anno con la realizzazione del nuovo sito internet abbiamo aderito anche al programma chiamato Mr. Quote. Devo dire che Mr. Quote ha avuto un grande impatto e ha semplificato il nostro modo di realizzare preventivi. È un buonissimo biglietto da visita per i futuri clienti. Permette di mostrare la tua struttura tramite foto, servizi gratuiti, quali sono pagamento. E quindi le mie aspettative sono state molto positive. Il mio consiglio è di alcune modifiche da portare, oltre al check-in online, che è il futuro di noi obbligatori. Inoltre, la mia idea sarebbe quella di inviare a ogni singolo cliente che si trova in struttura il programma di ogni singola giornata. Discussioni che sono possibili effettuare, cosa è possibile fare, dove è possibile andare, avere un quadro generale della tua giornata o della tua settimana, addirittura programmare anche la tua settimana. Ecco. E con questo niente, io quindi ripeto ancora la mia possibilità e sono felice di aver detto a Mr. Quote. E dobbiamo continuare in futuro e di portare sempre maggiori modifiche per migliorarlo e renderlo sempre più funzionale sia per noi peccatori sia per i visitatori e i futuri clienti.
Bene, grazie grazie per l'attenzione. Scusate, c'era un po' di audio. Scusate, grazie per l'attenzione. Nuova generazione, una vecchia e una nuova generazione a confronto, quindi sono contento dei loro commenti, perché di solito se ce la si canta, ce la si suona, fa sempre piacere invece che ci sia qualcun altro Tra che abbia. l'altro, Gianni, scusa Gianni, le due richieste che hanno fatto, quella del check-in, che appunto Possiamo dire, dai. sta diventando sempre un'esigenza molto più attuale, proprio appunto, come diceva Giorgio, per il momento che stiamo vivendo, è già in fase quasi di sviluppo, quasi definitiva, quindi abbiamo la possibilità di permettere al cliente di, tramite un link, un form, la compilazione di un check-in, e quindi avere già tutti i dati prima che ora che arrivi in albergo, e quindi quando arriverà ha, diciamo, risparmiato sia del tempo, e soprattutto non ci potrebbe non essere questo famoso contatto e distanza, mantenere le distanze, che in questo momento è diventato molto importante. Su quello, il discorso invece del mandare una mail durante l'in-stay, diciamo, cioè quando, nel momento in cui il turista è in albergo, anche questo è già praticamente già quasi fatto, perché già c'è tutta un'automazione nelle varie fasi, come diceva prima Laura, dal momento della richiesta del richiesta di Definitiva. preventivo prima, cioè quindi c'è la risposta, il prima dell'arrivo, il check-in, Sì. l'in-stay e, se vogliamo, anche il check-out quando vanno via, e quindi richiedere una recensione o altre informazioni che uno vuole. E in questo periodo in-stay si tratterebbe di automatizzare una serie di email su cui uno decide quello Da che poi vuole programmare, promuovere. esatto. Si può fare giornalmente, mi sembra dopo potrebbe essere troppo, si potrebbe fare una volta ogni due, Ogni tre 2 giorni, giorni, e dipende dalla pochi giorni. sensibilità dell'albergatore, di quello che vuole dirgli e come vuole informarlo. È chiaro che dopo qui ci deve essere anche una relazione con un software, quello che dicevo io prima, di email marketing, quindi CRM che comunica con email marketing, oppure anche con strumenti esterni, con esportazioni e via dicendo di dati. Dopo, quindi, questo quello che dicevamo prima, Esatto. automazione e controllo. Ok, scusate, Controllo. vai, continua Esatto. tu pure, No. Laura. Benissimo, benissimo, benissimo. Intanto io ringrazio anche Giorgio e Alex che si sono prestati, insomma, anche in questo periodo e sono stati così celeri, veramente grazie. Come comunque abbiamo visto, appunto, abbiamo dato apposta la parola agli albergatori perché volevamo sentire quelli che sono i vantaggi, ma dalla voce proprio dell'albergatore, non sono solo le caratteristiche che diciamo noi, insomma, sono delle ottime funzionalità, ma sono proprio le stesse che poi dopo, insomma, apprezzano gli albergatori. Quindi l'invio di preventivi in pochi clic, semplice, intuitivo, modellabile, una grafica accattivante, le statistiche complete ed efficaci, e quindi poi una gestione centralizzata del rapporto con il cliente, perché proprio all'interno delle gestionali si riesce a vedere e a gestire appunto ogni singola fase, come dicevo prima, dello stato del rapporto di acquisizione del cliente. Quindi direi di passare direttamente quindi a farvi vedere alcune direttamente insomma il gestionale. E, come ogni gestionale, quindi si parte da una interfaccia, da una dashboard. Qui abbiamo evidenziato un po' quelli che sono gli stati, no, attuali, cioè quindi in questo momento ci sono 5 nuovi preventivi, uno in attesa di caparra, uno ha confermato la caparra, un preventivo è accettato. Quindi colpo d'occhio veloce sullo stato di tutte le mie richieste, prenotazioni. Ecco perché un gestionale come Mr. Quot accoglie tutte le richieste di preventivo, e io rapidamente so come muovermi se devo appunto inviare delle nuove richieste di preventivo, oppure so esattamente chi devo accogliere oggi, eventualmente appunto poi con il check-in online sarà ancora più semplice, piuttosto che sapere chi dovrò salutare nel checkout. Mi concentro un attimo sulla parte del nuovo preventivo, che è sicuramente la soluzione più veloce e immediata, e comunque quella di cui stiamo parlando oggi con la marketing automation. Quindi, come dicevamo prima, i preventivi arrivano direttamente, quindi sono convogliati direttamente all'interno del Mister Quote, tutti quelli che comunque provengono da una registrazione di un form, che sia di un sito web, che sia di un portale di campagne marketing, chiaramente anche newsletter.
Il preventivo, quindi cliccando all'interno, quindi in questo caso di Veronica De Rossi, vedo esattamente la sua data di preferenza, quindi il check-in e il check-out, il trattamento scelto, la quantità di adulti e di bambini con l'età dei bambini. Il tipo di cliente family me lo richiama già direttamente il gestionale Mr. Quat perché riconosce che ci sono dei bambini, quindi attribuisce questa richiesta ad una famiglia. E il canale di vendita, la motivazione. La motivazione siamo noi che operatori che possiamo appunto attribuire una motivazione, in questo caso. Potrebbe essere appunto una vacanza estiva, ci sono diverse tipologie di motivazioni già caricate di default, altre che se ne possono comunque si può personalizzare, come dicevamo prima, la piattaforma permette veramente un'estrema personalizzazione sulla propria struttura ricettiva e quindi in questo caso, ad esempio, assegno vacanza estiva. La motivazione è molto importante da segnare e lo consiglio sempre nel preventivo, in quanto è possibile anche in un futuro fare attività di email marketing, come dicevamo. Come diceva anche prima Andrea, e puntare direttamente a chi, ad esempio, è interessato ad una vacanza estiva piuttosto che ad altre attività. All'interno, quindi, troviamo già l'unità abitativa con dei prezzi già predisposti e con il trattamento il trattamento che ci ha chiesto la cliente, la turista. È possibile comunque creare una nuova offerta, cosa vuol dire? Che tenendo chiaramente fermi i punti, insomma, la richiesta della cliente, si può proporre ad esempio un'altra alternativa, ovvero proporre ad esempio invece che una mezza pensione, una pensione completa. Il gestionale mi dice, perfetto, allora quindi aggiorniamo i prezzi? Sì, aggiorna tranquillamente i prezzi. Il gestionale ha già un planning dei listini già preconfigurato, ciò non vieta che possiamo personalizzare, quindi eventualmente modificare dei prezzi manualmente, se vogliamo farlo, piuttosto che ritoccare direttamente il totale. O ancora applicargli eventualmente una scontistica che può essere appunto in percentuale o in euro. Altra cosa, come dicevamo, sempre qui, sempre nella stessa maschera, nel preventivo, io posso aggiungere delle informazioni aggiuntive per questo preventivo, per personalizzare la comunicazione che invio al mio cliente. Queste informazioni aggiuntive sono già preconfigurate, come abbiamo detto, e sono già legate ad un template email, ad un mini sito, insomma, che abbiamo scelto, insomma, di inserire come default. Qui ci sono tutte le informazioni aggiuntive che abbiamo già preconfigurato all'interno di Mr. Quote e poi chiaramente si può semplicemente eliminare, ad esempio in questo caso io elimino l'all-inclusive perché non gli voglio proporre l'all-inclusive al cliente, così come vado ad eliminare la colazione, ok? Mi rimane invece tutte le informazioni in merito alla pensione completa e alla mezza pensione, così da effettivamente dare all'utente quelle informazioni in base ai trattamenti, perché ricordiamoci che le regole essenziali, insomma, di un preventivo efficace sono appunto la chiarezza del prezzo, quindi un prezzo che deve essere sempre esposto, eventualmente se c'è un ritocco in termini di scontistica va comunque sempre espressa. Tutte le informazioni relative allo stare, quindi al soggiorno, quindi cosa è incluso, cosa comprende la pensione completa, l'acqua è inclusa o no, le bevande sono incluse o no, il cliente lo deve sapere perché eventualmente sono dei supplementi extra. E chiaramente poi una comunicazione, come vi dicevo, mirata. Grazie in questo caso al template che noi abbiamo già configurato in questo momento, che si chiama Template Famiglia, proprio perché ha all'interno delle informazioni dedicate alle famiglie. Noi quindi una volta, quindi io praticamente ho già finito il mio preventivo, in questo momento posso già inviarlo, ok? Diciamo che possiamo appunto direttamente inviarlo ad un cliente o ad ogni modo fare prima un'anteprima del nostro preventivo per dare un'occhiata, verificare se tutte le informazioni che io ho scritto sono corrette. Faccio quindi vedere un attimo l'anteprima. Perfetto. Informazioni di contatto, foto, tutto personalizzato sulla base, insomma, di quello che si vuole comunicare al cliente, un piccolo testo, proprio perché anche qui, insomma, invoglio sempre il discorso della vacanza in famiglia e in questo caso vedo le due offerte. La mia offerta in
trattamento pensione, mezza pensione e pensione completa. Qui le foto delle camere, tutti i servizi che sono inclusi in camera, sia nell'offerta che nell'altra, e tutte le informazioni aggiuntive che io appunto ho scelto di inserire in questo preventivo. All'interno del mini sito sono presenti anche delle note e condizioni generali che sono appunto, noi le abbiamo intese così, cioè quindi sono quelle condizioni appunto che sono standard, il discorso del check-in, del check-out, se gli animali sono ammessi, non sono ammessi, quello che può essere, che può riguardare i bambini, adesso faccio per esempio, un esempio, gli orari di un mini club, piuttosto che nel caso in cui abbiamo anche una spa, gli orari della spa per il relax anche della mamma, la tassa di soggiorno, gli orari dei pasti, informazioni quindi importanti che nel momento in cui mi servono, che servono quindi al turista per capire effettivamente cosa questa struttura mi sta offrendo e perché io quindi devo venire, devo scegliere quindi questa struttura. Il vantaggio appunto è che si ha tutto in un'unica pagina, un mini sito quindi dedicato esclusivamente a questo preventivo. Tutte le informazioni necessarie, così come anche una chat online. Io, appunto, turista, posso scrivere direttamente all'albergatore, l'albergatore può ricevere direttamente le segnalazioni che il turista mi fa per questo preventivo. Vengono inviate anche delle notifiche, via mail all'albergatore, così da effettivamente sapere se qualcuno, appunto, ha scritto all'interno del preventivo. Altre cose importanti, la mappa, le recensioni, insomma, un mini sito completo, con tutte le informazioni di contatto. Ecco. Quindi una volta terminato, quindi aver visto anche insomma l'anteprima, io semplicemente creo il preventivo ed invio. Cosa riceve dall'altra parte il turista? Riceve delle mail personalizzate con il suo nome, il suo cognome, i dati del soggiorno. Anche qui possiamo dare una rapida visualizzazione dei preventivi, dei template email, in questo caso che sono stati già preconfigurati. Ad esempio, questo è il messaggio di preventivo, quindi gentile, il nome del turista, la ringraziamo per la richiesta di soggiorno, clicca qui per vedere il preventivo, quindi io clicco e si apre appunto direttamente il mini sito. Alcuni vantaggi perché scegliere la struttura li mettiamo anche già bene in evidenza. Come vedete, il template è volutamente, diciamo così, è semplice, con le informazioni giuste, il logo, le informazioni di contatto, un testo. Questo per permettere quindi anche a Mr. Quat di, quindi al gestionale, Laura, scusa, sì? chiaramente il logo ci sarebbe quello dell'hotel, di non Sì, Mr. certo. Quad. Questo è un esempio, sì, no, magari qualcuno vede quello. Cioè, ho No, no. chiaramente personalizzato con il logo della struttura, ecco. Personalizzato Ok. con il nome e la struttura, anche chiaramente tutte Questo le è questo motivazioni l'intento. perché sceglierci, gli indirizzi di contatto, chiaramente sono tutte Esatto, no, piccola informazioni. postazione. Sì, hai Per chi fatto non l'ha bene a mai dirlo. visto, scusa. Esatto, Ok. hai fatto bene a dirlo, è vero. Chiaramente tutti questi testi noi diamo chiaramente uno standard, sempre per quanto riguarda le mail, ma così come anche per il mini sito, ma come dicevamo, è tutto chiaramente da personalizzare sulla base delle comunicazioni, come ad esempio ci sono dei clienti che scrivono delle lettere molto molto più corpose, però è bello così, quindi che ognuno si personalizzi il proprio testo. Come vi dicevamo anche prima, ci sono diverse tipologie di template email che seguono il turista in tutte le fasi del processo d'acquisto. Quindi dal momento in cui arriva la richiesta di preventivo, io invio appunto il preventivo, successivamente partono delle notifiche in automatico con dei messaggi che avvisano l'utente che il preventivo appunto è in scadenza. Questi messaggi, come per altri template, possono essere impostati all'interno della sezione dedicata proprio ai messaggi. Come dicevamo anche prima, sui messaggi in stay, ci sono delle notifiche che possono essere impostate e queste notifiche le imposta direttamente l'albergatore. Anche questo è tutto da personalizzare. Ad esempio, in questo caso abbiamo impostato che il messaggio che avvisa il cliente che il preventivo è in scadenza, invii due notifiche. Una 7 giorni prima della data di scadenza e l'altra 3 giorni prima della data di scadenza.
Anche qui, come vedete, sono abilitate si possono abilitare piuttosto che si possono impostare di default o meno, ma è una scelta dell'albergatore per impostare la sua comunicazione. Poi chiaramente Andrea su queste impostazioni ci siamo sempre noi in supporto all'albergatore, giusto? Certo, cioè nel senso che quando si apre la configurazione standard sono già tutti preconfezionati, è chiaro che poi ognuno, come diceva anche prima Giorgio nel suo video, è libero di personalizzare e scrivere i messaggi che lui preferisce, insomma, quindi assolutamente, totalmente ha autonomia alla struttura di scrivere quello che fa più al caso suo, insomma, quindi sì, assolutamente. Esatto, così ora mi ricollego qui. Chiaramente, così come esistono tutti questi template mail con le notifiche che noi già abbiamo dato come standard, vedete qui anche la sezione in stay, quindi Quello che volevo diciamo farvela prima. vedere. Esatto, perché l'avevamo nominata, quindi ora lo dico a chi dei nostri clienti insomma ci sta seguendo, che effettivamente abbiamo rilasciato anche l'opzione in stay. Ci sentiamo nei prossimi giorni per farvi scoprire come configurarla. Quindi, così come appunto esistono, no, questi template email già configurati con uno standard, anche con il contenuto già preconfigurato, la piattaforma prevede anche già dei template preconfigurati, quindi un template famiglia, business, un template standard. Anche in questo caso, ad esempio, prima Questo avete per il mini visto. sito, sì, Esatto, per il mini sito. questo è il mini sito. Prima, ad esempio, avete visto questo template, questo preventivo, scusate, con il template mini sito dedicato alle famiglie. Quindi si vede, no, Al insieme turismo, sì, al alla vacanza, cliente. sì. Esatto, la vacanza in famiglia. E chiaramente anche qui le recensioni in fondo riguardano le persone che hanno soggiornato, le famiglie che hanno soggiornato già presso la struttura, ed è un template quindi che comprende tutte le informazioni riguardanti appunto la famiglia. Questo per dirvi che appunto i template anche in questo caso Dove si parla di avrei. business, è chiaro, sì, che magari immagine dell'uomo d'affari e tutte le Esatto. informazioni che riguardano l'utente business, esatto, sì. Perfetto. Esatto. Ad esempio, in questo momento c'è il palacongressi, okay? Così come anche in fondo chiaramente le recensioni sono le recensioni della struttura, quindi nel momento in cui ci troveremo insieme a configurare, perché comunque il nostro supporto, no, inizia in questo momento, quindi quando ci troveremo insieme a configurare il vostro template, vi sapremo dare poi dei suggerimenti. Ma l'obiettivo, l'eccezionalità, insomma, di questa tipologia di template è che già dentro il preventivo io posso selezionare un template business piuttosto che un template famiglia, avere già tutte le informazioni caricate, preconfigurate ed inviare appunto, come dicevamo prima, un preventivo veramente in pochissimi secondi e un preventivo poi che viene seguito direttamente da Mr. Quote grazie alla marketing automation, quindi con tutti quei template email che seguono il turista in tutti gli stati, quindi per cercare poi chiaramente di portarlo alla prenotazione diretta all'interno della nostra struttura. Scusa Laura, un'altra cosa importante che volevo dire è che quando parliamo di mini sito, che quindi è una pagina web dove il cliente cliccando va a leggere l'offerta ha dei vantaggi, no? Nel senso che un mini sito è sempre ben visibile da tutti i browser, quindi non è un invio di una mail che invece che è il template email con piccole stringhe di testo che la legge chiunque. Se io mando un template di questo genere tramite email, molto probabilmente può finirmi nello spam, può non essere visibile con le immagini come volevo io, può essere visibile in una modalità che non volevo io. Invece, andando su una pagina web, tutti quanti i turisti vedono quello che effettivamente vediamo noi. Secondo me questo è molto importante per avere la sicurezza che le informazioni siano visibili e corrette, insomma, rispetto al CRM che mandano una mail integrata e che invece può essere non correttamente visibile. Ecco, questo è secondo me un Sì, elemento importante. dicevamo prima che Scusate. abbiamo volutamente. Prego. No, visto che è arrivata una domanda, ve la giro, se è usabile anche da mobile?
Allora, Sì. il mini sito è assolutamente responsive, cioè nel senso che funziona totalmente visibile da mobile, idem le email. L'amministrazione è responsive, è chiaro che un'amministrazione, l'avete visto, non è così banale e quindi gestirla da mobile è sempre un pochino più complicato, cioè fare invece cioè, se intendono un'app è un'altra cosa, se intendono visibile da mobile sì. Quindi c'è questa diciamo, possibilità, però ecco, gestire totalmente da qui è sicuramente da mobile è un pochino più difficile, ecco, questo sicuro. Però No, ma tutti credo che si intenda gli siete del email, tre. email e template email sono tutti assolutamente responsive, sì, certo. Cioè, responsive vuol dire che si adattano ai dispositivi mobili. Esatto. Grazie. Esattamente. Quindi, come dicevamo prima, quindi il mini sito l'avete visto, quindi ora quindi, no, di cosa parliamo? Quindi questo modello grafico accattivante, i template email così li rivediamo, no? Visto che prima ne abbiamo parlato. Altre cose, un altro vantaggio insomma di Mr. Quote, che già comunque qualche albergatore prima diceva, sono le statistiche. Le statistiche che ti permettono appunto anche di vedere in tempo reale e a colpo d'occhio l'andamento delle nostre vendite durante la stagione in un periodo ben preciso, cioè possiamo anche selezionare eventualmente un periodo oppure lasciare di default l'anno in corso. Nelle statistiche c'è la possibilità quindi di vedere i preventivi per mese, quindi sia gli arrivi che i check-in, verificare tutti quelli che sono i canali di vendita dai quali abbiamo effettivamente acquisito clientela. Sia in una tabella che eventualmente grazie, diciamo così, a strumenti, grazie ad una torta, insomma, quali sono i motivi per i quali i nostri turisti vengono, insomma, in vacanza da noi o comunque perché ci hanno richiesto dei preventivi. Questo anche è molto importante, sia la motivazione e anche il periodo nel quale fanno la richiesta sono molto importanti per stabilire anche quelle che sono le attività anche postume che si possono fare in un secondo momento, capire quindi quando è il momento migliore per promuovere una campagna pubblicitaria, ad esempio per le vacanze, piuttosto che una fiera, un momento, insomma, una motivazione, insomma, che poi spinga l'utente a venire quindi da noi. Altra cosa, capire anche, ci permette di capire, le statistiche ci permettono di capire anche quelle che sono, come stiamo vendendo fondamentalmente, se stiamo vendendo più camere doppie, camere quadruple, i trattamenti che abbiamo venduto maggiormente o che stiamo proponendo maggiormente. E ripeto, tutte queste informazioni servono per capire l'andamento delle nostre vendite e cercare eventualmente di perfezionarle. Nelle settimane piuttosto che nei mesi successivi, per cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi anche monetari, insomma. Giusto? Giusto, Andrea? Dico bene? Sì, assolutamente sì. Perché Ok. tanto comunque di quello si parla ogni volta. Perfetto, guarda, Gianni, c'è qualche altra domanda per quanto riguarda i preventivi per caso? Perché potrei anche approfondire alcune cose. Allora, la domanda Gianluca ci chiede, gestite solo un piano tariffario o più piani tariffari? Allora, vuoi che rispondo io, Laura? Cioè, nel senso che Sì, allora, noi vai. abbiamo qui c'è la gestione, fai vedere un attimo il planning. Qui noi Vi leggo gestiamo. la domanda perché è poi abbastanza Sì, complessa. sì, Allora, sì. solo i piani tariffari o più piani tariffari? Se i prezzi indicati sono a camera o a persona, i minimum Super. stay, le call to action sono gestite e se sono gestite anche i rifiuti. Ok, va bene, è Non i veramente corposa. rifiuti, quelli per la tari, ma ovviamente. Diciamo Gianluca fa così. perché Che fa revenue, allora lui chiede tutte queste cose. No, allora, questo qui è una gestione del contatto e della risposta, quindi non siamo nel settore del revenue management, però.
Quello che volevo dire è questo, che è quello che è un po' la mia introduzione iniziale. Cioè, qui abbiamo un listino, si mette un listino di base, cioè di quello che potrebbe essere il listino standard dell'albergatore. Poi, come faceva a vedere Laura, e si può mettere per tariffa a camera, a persona, a seconda di quello che uno vuole, con tutte le casistiche possibili. È chiaro che se io voglio fare dei prezzi flessibili durante le mie offerte, abbiamo proprio dato questa possibilità dentro il preventivo, quando Laura ha fatto vedere un prova a far vedere un preventivo, Laura, sì. Laura che ha fatto vedere prima, c'è il discorso che io posso singolarmente modificare con una scontistica, con un prezzo diverso, riga per riga, giorno per giorno, il valore di se ho un'offerta in corso o se voglio fare una politica di prezzi diversa. C'è anche il discorso del minimum stay, guarda, fagli vedere quella cosa che abbiamo fatto, rifiuto per minimum stay, qui c'è più che gestire i rifiuti, c'è la possibilità di rispondere istantaneamente a un rifiuto per minimum stay, cioè quindi sì, ce li abbiamo anche nelle statistiche, però non andiamo oltre quello, non è che dopo abbiamo la possibilità di verificare i rifiuti per minimum stay e nel messaggio automatizzato partirà un messaggio che in un secondo gli risponde dicendo: guarda, ci dispiace per la sua richiesta, ma non possiamo esaudire, insomma, o fare un preventivo, perché il minimo di giorni per quel periodo è 3, 4, 5, ognuno dopo scrive quello che vuole. Altra cosa interessante è la non disponibilità per periodo, cioè non si tratta di minimum stay, ma del periodo, quindi mi fanno una richiesta, adesso è un po' difficile da dire in questo momento, ma mi fanno una richiesta ad agosto e sono pieno, gli posso fare anche qui tutto automatizzato, nessuna disponibilità per quel periodo, mi si aprono delle date alternative e io faccio istantaneamente alla non disponibilità per quel periodo una proposta per un periodo alternativo e quindi gli posso dire: guarda, mi dispiace, non è in quel periodo, non c'è, ma ti propongo questo periodo a questi prezzi. E quindi, insomma, mi sembra anche questo molto flessibile e molto veloce. Ecco, penso di aver un po' risposto a quello sì, che stavo dicendo. Le abbiamo dette tutte, esatto. Infatti, mi soffermo solo su questo punto qui, nel senso che prima non l'ho fatto vedere bene. Esatto, scusami. Appunto, dicevo, queste sono tariffe caricate appunto già direttamente nel listino, ma nulla vieta che io per un giorno, due giorni, tre giorni, tutti i giorni, insomma, quello che voglio, come voglio fare, posso modificare in autonomia velocemente anche. Sì? Sì, esatto, è qui quello che dicevamo all'inizio della personalizzazione, esatto. No? Di poter. Esatto. Altra cosa, nel caso in cui capita a volte, ok, grazie per il preventivo, mi aggiungo, viene anche mia mamma, ok, la nonna di turno. Ok, è possibile anche semplicemente aggiungere direttamente la riga ed è già pronta la nonna, accogliamo anche lei, ok, con già i prezzi caricati, ok. Un'altra domanda è collegato con Booking Engine? Ecco, questo è quello che stavo dicendo. Cioè, allora, noi stiamo iniziando a seconda delle richieste di alcuni clienti di fare collegamenti a Booking Engine vari. Quindi dopo si tratta di fare di tutte le integrazioni. Ce ne sono diversi sul mercato, idem per i PMS, idem basta, sì, PMS e Booking Engine. Sì. No, diciamo anche che comunque vada, come dicevamo prima, Mr. Quote è uno dei prodotti, no, di Pianet Italia ed è già configurato con un Booking Engine di Pianet Italia. Chiaramente tutte le nostre soluzioni, così come anche il software di email marketing che appunto utilizziamo noi, quindi è chiaro che Mr. Quote è solo una parte di un lungo processo comunque di prodotti che abbiamo già in casa. Poi l'integrazione con altre soluzioni differenti ne possiamo parlare. Grazie Laura, vado alla prossima domanda. Simona ci chiede: è importante collegare il Mr. Quote al booking online del sito per chi lavora con i prezzi flessibili? Esatto, è quello che stavamo dicendo prima, sì, ci ricolleghiamo un po' sempre alla stessa risposta. Chi fa revenue vuole avere tutto sincronizzato. Allora, effettivamente ci sono tanti prodotti sul mercato, io parlo tutti i giorni un po' con gli albergatori, no? È quello che un po' è stato il mio cappello iniziale, cioè ci sono tanti prodotti sul mercato. Allora, o io sposo chi ha un Booking Engine, CRM integrato, PMS all in one, però con tutte le problematiche del caso, o sono totalmente soddisfatto di tutto questo pacchetto, o diventa difficile entrare tutto dentro un unico mondo.
In alternativa devo trovare soluzioni che si sposano una con l'altra e quindi si relazionano una con l'altra. Qui, ripeto, uno se vuole può essere indipendente e gestire i prezzi in maniera dinamica, in maniera flessibile, avendo però il controllo di quello che stavamo di quello che sta facendo. Se vuoi tutto integrato, devi avere un prodotto all in one che però soddisfa, perché dopo ci sono delle limitazioni dall'altro lato. Cioè, se non hai tutto aggiornato, non fai le offerte corrette. Se non hai tutto perfettamente sincronizzato, rischi di fare degli errori o commettere appunto non avere più il controllo, quello che dicevamo prima, della situazione, insomma, quindi è come spingersi da una parte dall'altra, ha dei pregi e può avere dei difetti, quindi adesso, insomma, qui noi abbiamo, questo è un CRM che poi può comunicare, come dicevamo prima, con i vari booking engine, con eventualmente i PMS e mantenere una forma di automazione che mi permette di lavorare correttamente, ecco, insomma. Questo è un po' lo stato dell'arte, che, ecco. Esatto, che comunque quello poi, insomma, che apprezzano, insomma, i nostri clienti è proprio quello, la flessibilità di poter gestire ogni singola richiesta come effettivamente io voglio, perché un giorno ho bisogno di vendere di più delle camere per famiglie perché ho delle camere quadruple disponibili, a volte invece io non ne ho bisogno, quindi cerco di spostare le richieste lì dove io appunto ho più bisogno di chiudere quel giorno, quella settimana, insomma. Comunque per le integrazioni, ripeto, ci sono, cioè è chiaro che se uno ci chiede di integrare Mr. Quota a un booking engine che non usa nessuno, e poi bisogna vedere la disponibilità anche dei booking engine, perché ci sono molti booking engine che adesso hanno il proprio CRM, quindi insomma non è un mondo così, come poi voi sapete tutti quelli che stanno facendo le domande, così banale, ecco, nelle relazioni, nelle integrazioni. Però dopo, qui secondo me caso per caso si valuta e... Esatto, infatti la cosa migliore è sicuramente dopo magari sentirci e valutare ogni situazione. Dicevo, Sara ci chiede se i testi del template sono modificabili al momento della creazione del preventivo. Esatto, un'altra funzionalità nuova, cioè in generale sono già preconfezionati, però abbiamo fatto da adesso, proprio in questi giorni, con Alessio, che è il ragazzo di Pentale che sta sviluppando, la possibilità su alcuni tipi di template dove c'è questa necessità, che quando lo stai, prima di mandarlo, ti si apre, diciamo, la email già preconfezionata, dove tu puoi, ecco, sta facendo vedere già Laura, perfetto, dove tu puoi intervenire e modificare, quindi diciamo ancora di più personalizzare quello che stavamo dicendo prima, cioè quindi hai il controllo della situazione e personalizzare per quella mail, magari gli vuoi dire che ti ha fatto una domanda particolare, o dove metto il cane, o così di questo genere, lo puoi fare anche nei singoli preventivi, ma comunque sì, si possono personalizzare, diciamo, alcuni tipi di mail. È chiaro che alcune non sono personalizzabili, perché quella del, non so, di quando arriva la mail, la prima mail, quella è già in automatico, non può essere personalizzata, ok? Però sì, diciamo abbiamo... Abbiamo scelto di estendere questa personalizzazione su quelle che sono le principali tematiche un po' più brigose, ovvero la motivazione per la non disponibilità, il rifiuto per il minimum stay. Infatti io posso effettivamente proprio qui dichiarare, perché il messaggio è già impostato, però io scrivo perché ti sto rifiutando questo preventivo, perché appunto il mio minimum stay è ad esempio in questo periodo di 15 giorni, glielo indico e la turista in questo caso può sapere la motivazione. Altra cosa per il discorso della caparra, ovvero in alcuni preventivi io posso di default impostare la mia percentuale, no? Solitamente sono percentuali del 20%, insomma, sul soggiorno. In altri casi, ad esempio per preventivi molto molto di pochi giorni, posso richiedere eventualmente una tipologia di caparra differente, quindi questo lo abbiamo reso disponibile. Esatto. Massimo mi chiede se gestisce integrato con il Wi-Fi. Allora, noi non credo neanche Pianeta Italia, no? Vende, cioè sì, o forse fa la DSL, ma non vendete direttamente, non avete pacchetti Wi-Fi. Questo, per Wi-Fi, scusami, no, forse, Massimo, cosa intendi esattamente? Esatto.
Sì, secondo me lui intende il fatto della gestione del wifi all'interno dell'hotel, come ci sono adesso software che ti permettono di dare al cliente l'accesso al wifi, e da lì partono una serie di, anche come dicevamo Automatismo. prima, automazioni di che cosa fare quando sei in hotel, e le recensioni e il post, quindi post stay, a incentivare la recensione. Anche qui ci sono di wifi, ci sono un sacco di software, è sempre questo il problema, cioè il problema o l'integrazione da fare, cioè ci sono diversi software, tra l'altro con Gianni anche dovremmo avere, prima di questa situazione che si è creata dell'emergenza che c'è, dovevamo avere dei contatti per una società che sta sviluppando nella nostra zona, ha già un software wifi che molti di voi già Utilizza. useranno. Tra l'altro ci sono due contatti, uno ce l'ha anche Laura, e quindi anche qui ci potrebbe essere tutta la parte che dicevamo prima dell'instay e del post stay da gestire tramite l'integrazione con questi software. Quindi, insomma, il CRM si trova proprio, cioè, in questo momento il CRM deve fare il suo lavoro di CRM, di relazione dal momento della richiesta fino a, diciamo, l'accettazione del preventivo e poi tutte le fasi successive. Se ci sono dei programmi con cui interrelazionarsi, lo possiamo fare, o se no uno lo può fare in autonomia, quello che dicevamo all'inizio, insomma. Idem, le integrazioni con i booking engine e i Bisogna TMS. comunque valutare chiaramente ogni caso perché ogni struttura è in questo modo Esatto. strutturata in modo differente. Quindi è per Esatto. quello che su queste tematiche ci piacerebbe proprio ascoltarle anche magari one to Caso one per caso, e sì. quindi ci sentiremo perché la volontà sicuramente c'è, dobbiamo capire quindi anche se c'è la volontà dall'altra parte, però appunto dobbiamo valutarla sempre di caso in caso. Sicuramente il gestionale fa quello che deve fare, ovvero quello di spedire velocemente i preventivi, di aiutarvi nel rispondere nel modo più rapido e accattivante possibile È flessibile anche, come abbiamo visto, cioè verso il uno è libero sistema. di, esatto, è libero di fare quello che vuole, e dopo è chiaro che è tutta la fase di integrazione che è la più complessa, sicuramente. Esatto. Gianluca ci chiede se voglio mettere nello stesso preventivo una proposta con cancellazione gratuita e una non rimborsabile. Si può Ma no. fare? Sì, nelle informazioni aggiuntive possiamo dare queste Esatto. informazioni o specificare queste due tipologie. Però qui altra cosa, poi sì, perché Gianluca secondo me sta ragionando più dal punto di vista di OTA, no? Di solito quando tu fai il preventivo non è che ti pagano istantaneamente, no? Quindi c'è tutta la fase poi della trattativa e dell'invio in maniera tradizionale del pagamento, della richiesta di capare il pagamento. È chiaro che se tu vuoi fare un rimborsabile, non rimborsabile perché vuoi fare un prezzo minore, lo si specifica nel preventivo e si evidenzia che una è una non rimborsabile e un'altra è un prezzo, diciamo, standard. Sì. Bene, allora sto leggendo perché stanno arrivando altre domande. L'app non c'è, rispondo No. io, Sì. abbiamo già detto, è disponibile nella versione responsive sia la parte pubblica, Sì, front sì, esatto. È importante, questo l'abbiamo già risposto. Sì, Gianluca dice: non è un problema di revenue, ma è un problema di flusso di lavoro. Cioè, il concetto è quello che dopo in ogni albergo c'è uno o più persone che ovviamente devono gestire queste attività, e quindi a suo modo di vedere, dice, non è un problema di revenue, ma appunto di quantità di lavoro da gestire. Certo, no, questo Cioè, però questo lo dovrebbe fare, Gianluca, ne esatto. parliamo tranquillamente, insomma, cioè, sai, le porte sono aperte. Dunque, allora, sono le 16:05, ancora quasi la totalità dei partecipanti è ancora online.
Ci sono altre domande, diciamo più generali, a cui possiamo rispondere. Siamo abbastanza puntuali, con il nostro obiettivo di rubarvi pochissimo tempo, poi dopo di vedere singolarmente le varie necessità e capire la possibilità di integrazione. Sì, esatto. Dopo chi è interessato, chi conosce me, con me, chi conosce Laura e Pianeta Italia con voi, però, come diceva Laura, siamo disponibili a confrontarci, farvelo vedere anche più nel dettaglio, perché questa è stata chiaramente una presentazione di massima. Insomma, come chi l'ha già iniziato a utilizzare, secondo me ci ha scelto anche, so, ad esempio Giorgio, che aveva un'altra riunione di AIA, si è staccato, però Giorgio è uno di quelli che l'ha usato da più tempo e su molte cose che lui ci ha richiesto, come dicevamo all'inizio, se sono pertinenti, ci sembrano coerenti con il modo di lavorare di tutti, Pianeta Italia e anche io, insomma, siamo dell'intenzione di svilupparle e di farlo. Se è chiaro che se è un'esigenza che riguarda il singolo albergatore perché fa il prezzo con un bambino e il cane diverso rispetto a un bambino e il gatto, diventano un po' difficile per noi dopo da implementare. Ecco questo. Però ripeto, c'è interesse da parte di tutti di sviluppare un prodotto che, ecco, questo è uno dei vantaggi, diciamo, i prodotti in Esatto. evoluzione, in sviluppo. E dicevo, Giorgio, forse ad esempio uno dei motivi per cui ci ha scelto è anche questo, perché l'abbiamo anche un po' cucito su alcune sue richieste, cioè, sue richieste che Non ripeto che solo erano le sue. sue, ma che Esatto. servivano probabilmente a tutti, insomma, ecco, quindi. Certo. E via dicendo, magari gli altri clienti che lo stanno utilizzando sono stati i primi che lo stanno utilizzando, insomma. È un Certo. prodotto giovane, quindi non è che ha 5 anni di storico, però c'è proprio in questo senso c'è l'interesse e la voglia di migliorarlo, di svilupparlo. Prodotto è giovane, diciamo però che le menti che lo hanno partorito hanno qualche esperienza, insomma, tanto è inutile, vuol dire anche quello. Noi, come diceva Laura, con il portale rimini.com, che riceve tuttora migliaia e migliaia di richieste e ha una certa esperienza, la tua, Andrea, come pure quella noi, la capacità di ascolto, abbiamo cercato di sintetizzarle. Poi non so se ci sono anche perché non li abbiamo analizzati i nominativi delle persone che sono iscritte, ma di aree, zone fuori dalla Riviera Romagnola, mi farebbe piacere che magari qualcuno che è di fuori, diciamo, non è sulla Riviera Adriatica, la propria struttura sulla Riviera Adriatica, ce lo facesse sapere, però tendenzialmente abbiamo creato una piattaforma che possa calzare per tutti. Poi ci sono gli imprenditori, no, più avanti che comunque, come sempre, hanno necessità di una customizzazione, e allora lì viene valutato. Insomma, noi come Pianeta Italia, nell'ambito ad esempio del commercio elettronico, il 99% penso delle piattaforme che realizziamo viene customizzata. Ma questo è più che plausibile, insomma, perché ognuno, il segreto di successo non è nel prezzo basso, ma è nella qualità del servizio, nell'ospitalità e nella tipologia, insomma. Quindi assolutamente, come sempre, c'è capacità di ascolto da parte nostra dalle varie esigenze. Questo è fondamentale. Bene, Anche io perché non. Gianni, scusa, abbiamo cercato infatti di rispettare, di stare dentro i tempi, ma parlare del CRM, quindi Mister Quote, richiede un po' di qualche approfondimento in più, per quello che sicuramente anche le domande che ci hanno fatto sono state utili per cercare di capire, no, la stessa, In che gli albergatori presenti direzione? adesso, che cosa avevano bisogno, ma veramente ci sono altre cose da dire perché il gestionale permette di fare tante personalizzazioni che sono sicuramente le cose che comunque di cui loro hanno bisogno. E per finire quindi la presentazione, mi permetto proprio solo di dire questa cosa, quindi che parlando appunto di marketing automation, no, si parla, si dice tanto, ma come stavamo infatti prima affrontando un pochino questi discorsi,
Quello di cui abbiamo bisogno oggi non è più forza, forse in questo momento per gli albergatori sì, bisogna avere la forza di ricominciare e attendere momenti migliori, ma non è soltanto questo, non abbiamo bisogno di più capacità o di maggiori opportunità, quello di cui abbiamo bisogno è proprio di usare meglio ciò che abbiamo. Ok. Bene, grazie. Io non aggiungo nient'altro perché la chiusura è perfetta, quindi No, è stato un dopo forse piacere. anche per chi voleva approfondire il discorso, che appunto ci può contattare, c'erano anche Assolutamente. delle agevolazioni, anche visto il momento, visto questo Gianni, dopo magari ognuno di noi gliele esplicherà in maniera corretta, però volevamo dare, no? Me lo confermate Sì, questo? l'opportunità era quella di mostrarlo e di raccogliere un Darlo pochettino i vostri in uso. feedback. Sappiamo che oggi siamo alla vigilia di Pasqua, ma se siamo tutti in casa o in ufficio o nelle proprie strutture, e quindi l'occasione era per presentarlo in maniera così più ampia e più aperta. E quindi in questo modo chiudo, vi auguro buona Pasqua Buona Pasqua. e arrivederci a Auguri. presto, a risentirci sicuramente nei prossimi giorni. Va bene? Auguri a Grazie a tutti. tutti. Ciao, Ciao, ciao. grazie per la partecipazione e saluto.